Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Vince. Sì, finalmente stanotte sono stato sveglio, ho aspettato la presentazione del nuovo DJI Mavic Air 2. Sì, esatto, dicevo, ho visto la presentazione del nuovo Mavic Air 2, certo. Bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo subito a vedere cosa è stato presentato, quali sono tutte le specifiche che abbiamo di questo nuovo drone, che lo aspettiamo con ansia il 14 di maggio, data in cui verrà rilasciato. Per chi volesse comprarlo subito e averlo quindi al day one, vi lascio qui sotto il link in descrizione del negozio Personal Drones, che vi farà acquistare il drone praticamente subito e ve lo farà ricevere al day one per quelli che lo vogliono avere senza perdere nemmeno una giornata. Per tutti gli altri, quelli che vogliono aspettare, potranno attendere i miei coupon sconto per averli, e per questo vi invito ad entrare nel mio gruppo Facebook che vedete qui sotto in descrizione. Andiamo subito alle specifiche. Perfetto, siamo nel sito di DJI, andiamo a vedere cosa ci presenta questo Mavic Air 2. Quindi spingiti oltre, questo lo sapevamo già. Facendo guarda il video, andremo a vedere il video che sicuramente avete già visto in tutte le salse, in tutti i formati, quindi direi di lasciare perdere e andare subito al succo del discorso. Ecco qui il drone, chiaramente molto simile alla famiglia Mavic 2 Pro, 2 Zoom, anche un po' Mavic Mini, lo stile ormai è quello, e andiamo a vedere subito cosa ci dice. Dettagli ultra nitidi, quindi il sensore è un mezzo di pollice, le foto sono da 48 megapixel ed è in grado di registrare video 4K a 60 fps, foto fino a 48 megapixel, perché in realtà, da quello che ho capito, le foto possono essere da 12 e 48 megapixel. Bisogna capire in che modo in effetti va a elaborare la foto da 48 megapixel. Ancora io non ho la certezza su questo, però qui è dichiarato 48 megapixel, staremo a vedere. Sempre per quanto riguarda le foto, abbiamo il discorso HDR che si estende per le foto, per i video e anche per i panorami. Quindi potremmo fare una panoramica in HDR ultra bellissima con questo drone, veramente incredibile. E sono curioso anche di vederlo sul campo come si comporta. Andando sempre avanti, chiaramente ci dirà che abbiamo i soliti effetti cinematografici, tra cui Hyperlapse e Quick Shot, ma Hyperlapse, ragazzi, a 8K, cioè 8K, ragazzi, sono una qualità incredibile per avere i nostri Hyperlapse. Io sono curiosissimo di andarli veramente a vedere su monitor e magari di capire veramente il livello di dettaglio che può raggiungere questo drone, e anche i Quick Shot, quelli che siamo abituati a vedere da tutti gli altri droni che noi abbiamo DJI. Voli più lunghi, dichiarano una autonomia di 34 minuti, che non saranno mai ovviamente 34 minuti, arriveremo secondo me sui 30-31 minuti, ma ragazzi, rispetto al Mavic Air 2 che volava per 14 minuti, secondo me qui con una batteria ne facciamo due, fate i vostri conti. Andiamo avanti, comunque, dai. L'APAS 3.0 l'abbiamo visto già negli altri droni Mavic, il sistema APAS. Questo sistema è stato ulteriormente migliorato. DJI dice che sicuramente andremo ad avere un sistema di evitamento di ostacoli, nonostante abbiamo solamente sensori sotto, dietro, avanti, migliore rispetto agli altri. Lo staremo a vedere. Finalmente ragazzi, aggiunto su Mavic Air 2 l'OcuSync 2.0, la trasmissione video che riceveremo sul nostro dispositivo, tipo telefonino, tablet, insomma quant'altro, sarà di 1080p a 30 fps, e dichiara chiaramente in FCC una distanza raggiungibile di 10 km. In Italia sicuramente saranno meno, come siamo stati già abituati a vedere con lo stesso sistema sui Mavic 2 Zoom, Mavic Pro 2. Ecco qua il drone come si unfolda. Quindi
Vediamo subito, qualità d'immagine, tutto un altro livello, ci fa vedere chiaramente delle riprese fatte, potrebbero tranquillamente essere riprese fatte con il Mini per quanto mi riguarda in questo caso. Video 4K 60fps, incredibile video 4K 60fps raggiunti sulla serie Mavic. Fino adesso eravamo abituati a vederla ad esempio nei Phantom e finalmente nella serie Mavic abbiamo i 4K 60fps. Ma preparatevi perché sono comunque file da gestire, quindi vi servirà anche un computer prestante. Cosa ci dice però? Che il profilo colore piatto è un D-Cine-like, quindi acquisisce più dettagli per la post-produzione. Chiaramente un D-Cine-like è un profilo tipo flat log che ci permetterà di andare a post-produrre e fare un color grading molto più preciso sui video che noi produciamo. Non è detto che questa sia la soluzione adatta per tutti, perché magari ci sono comunque quelle persone che non hanno voglia di sbattersi e mettersi lì a modificare e post-produrre color grading, color correction di video, ma vogliono un video già abbastanza fatto bene, ma questa è una modalità in più e quindi tant'è, ve lo dovevo dire. I codec sono in HEVC H265, ci permette di salvare in minor spazio la memoria dello stesso video che potrebbe essere in H264, quindi questa è un'ottima cosa e ci permetterà di risparmiare sicuramente spazio sui nostri dispositivi di archiviazione, e che vi assicuro su questo drone ce ne sarà veramente bisogno. Provare per credere, ragazzi miei. Come dicevamo, video in HDR, i video in HDR, vi faccio vedere subito la differenza: HDR off, HDR on da questa parte qui, ci allarga incredibilmente la gamma dinamica che potremmo ottenere. Chiaramente l'HDR l'abbiamo già visto anche su altri droni, mi viene in mente l'Anafi, funzionare anche abbastanza discretamente. Ricordiamo che l'HDR comunque è una funzione che permette di bilanciare ombre, luci, mezzi toni in maniera veramente molto perfetta, e lo potete vedere sicuramente da questo tipo di immagine. Vedete, qui ci parla quindi delle foto in 48 megapixel, tutto in dettaglio. Mi piacerebbe, magari segnalatemi se c'è qualche sito, qualcosa in cui si può andare a scaricare già qualche foto in 48 megapixel, perché sono curioso di andarmela a post produrre. Sarebbe veramente bello poterlo fare adesso per capire veramente la potenzialità di questi scatti. Il sensore è quindi da mezzo pollice, un quad buyer di ultima generazione, e con apertura diaframma 2.8 fissa su mezzo pollice. Come dicevo anche in un altro video, sicuramente avrei preferito avere un sensore da un pollice con anche meno megapixel, perché 48 megapixel in un sensore da mezzo pollice si tramuta sicuramente in più rumore ISO, quindi quando cala la sera. Sicuramente un Mavic 2 Pro, mi verrà contraddetta questa mia frase sicuramente una volta uscito ufficialmente questo drone, ma io penso che il Mavic 2 Pro ancora oggi in fase di low light è il drone che avrà le migliori prestazioni della serie Mavic. Il Mavic Air 2, come stiamo leggendo qui, presenta Smart Photo che racchiude le funzioni di riconoscimento scene, quindi Hyperlight e HDR, in un'unica modalità, per un risultato, come dice ovviamente il sito, impeccabile, e ce credo, ve lo devono vendere. Lo Smart Photo praticamente si adatta automaticamente in alcune situazioni come tramonto sereno, erba, neve e alberi. State vedendo qui sotto ad esempio Smart Photo off, Smart Photo on, in ambiente molto illuminato. In ambiente poco illuminato, guardate qui la figata: Smart Photo off, Smart Photo on. Che figata! Per chi fa fotografia, io non vedo l'ora veramente di poter provare questo drone, se mai ci riuscirò. Panorami HDR, non perderti nulla. Guardate che figata di foto, chiaramente. Fare una foto panoramica già di per sé è spettacolare, se cogliete l'inquadratura perfetta. HDR, panorama, è un connubio bomba, e se fatta bene, come penso possa essere, verranno fuori delle foto panoramiche incredibilmente accurate. Guarda, prendo anche proprio la dicitura che chiede il nostro DJI, dai, come si chiama. Veniamo alle funzioni intelligenti. Sappiamo già più o meno gli scatti cinematografici quali sono i nostri quick shot, è inutile andarsi a ripetere, tanto sono comunque quelli. Focus Track, allora il Focus Track è una, tra virgolette, nuova modalità, ma poi più o meno c'era già, in cui noi riusciamo a tenere il nostro soggetto perfettamente nella nostra inquadratura. Si divide in
Spotlight 2.0, vedete, in pratica il soggetto si muove, voi muovete il drone, non vi dovete preoccupare di girare il vostro, la vostra inquadratura, scusate ve la rimetto, potete muovere il drone sopra, sotto, destra, sinistra e automaticamente il soggetto rimarrà nel frame verde selezionato, quindi non dovrete preoccuparvi di tenere il soggetto all'interno o in mezzo al frame, perché ci penserà direttamente Spotlight 2.0. Chiaramente dicono che è stato migliorato, staremo a vedere poi sul campo in realtà veramente cosa può essere cosa può essere, non credo mai assolutamente ai livelli dello Skydio 2, però accontentiamoci. E il Point of View 3.0, che è stata ottimizzata rispetto alla sua versione precedente. Ovviamente abbiamo detto prima, Hyperlapse 8K, non è che ho tante altre parole per descrivervelo. Possiamo farlo in direzione, quindi scegliamo una direzione e facciamo il nostro Hyperlapse. Possiamo farlo libero, chiaramente siamo noi a decidere come fare il nostro Hyperlapse, dove andare, quindi destra, sinistra, alto, basso, avanti, dietro. Percorso, gli segniamo noi dei punti, quindi gli, un waypoint Hyperlapse, molto bello e figo. E chiaramente il cerchio, anche questa è una delle mie preferite, ma sono curioso di andare a provare il waypoint Hyperlapse. Secondo me si possono fare cose molto molto carine. Chiaramente il Quickshot non ve lo dico nemmeno, ormai li conosciamo tutti, i droni, comunque, visto che siamo qua, droni, cerchio, spirale, ascesa, boomerang, è il più brutto di tutti ragazzi, l'asteroid. Ma cosa ci hanno messo a fare l'asteroid su questo drone? No, non mi è mai piaciuto ragazzi, ve lo dico, vi svelo un segreto, magari sono l'unico, però mi fa cagare, quindi vabbè. Cosa abbiamo qui invece? L'OcuSync, ovviamente ve l'ho detto prima, è stata una di quelle cose che migliorerà il segnale in maniera esponenziale per il nostro drone, quindi ottimo. Batteria ve l'ho già detta prima, 34 minuti, poi saranno 30-31 minuti forse. I sensori, allora, come dicevo prima, l'Air 2 percepisce l'ambiente su tre direzioni, avanti, dietro e in basso. Una luce ausiliaria ne migliora la visibilità, la capacità di rilevamento degli ostacoli ti farà sfidare i limiti del possibile con maggior sicurezza. Abbiamo detto che i sensori sono frontali, posteriori e inferiori. Cosa dice sui sensori frontale? È preciso fino a 22 metri. Sensore visivo preciso fino a 23,6 metri, quello inferiore invece è un sensore a infrarossi, e la luce ausiliaria che può assisterlo permette quindi di farlo funzionare meglio. Chiaramente l'APAS 3.0 è quello che vi ho detto prima, quindi il drone andrà in automatico ad evitare gli ostacoli che si pongono davanti al suo cammino. E l'app, attenzione, perché l'app con cui andrà pilotato questo drone non è la DJI Go 4 con il quale siamo abituati, ma la nuova DJI Fly, che quindi sarà aggiornata per poter permettere al Mavic Air 2 di poter essere pilotato in tutte le sue funzioni. C'è il radiocomando, ve l'ho fatto vedere nelle fotografie sul mio Instagram, vi lascio in descrizione, sul mio canale Facebook chiaramente ve l'ho già portato. Un radiocomando a mio avviso brutto, ma l'estetica poi alla fine lascia il tempo che trova. Potrebbe essere un radiocomando funzionale e anche migliore rispetto ai precedenti, può darsi. Con l'avvento dell'OcuSync 2.0 però attenzione, perché potremmo andare a, forse con qualche aggiornamento firmware futuro, potremmo andare a pilotare questo drone con il DJI Smart Controller, che è il controller figata mondiale di DJI. Sono i set di filtri ND inseriti nella confezione combo, vedete che abbiamo il 4, l'8, il 32, il 256, il 64 e il 16. Ovviamente sono fasce diverse, il set da ND 16, 64, 256 è utile nella regolazione della velocità in condizioni di illuminazione estreme, chiaramente, mentre l'ND 4832 ci dà dei valori intermedi, ma a volte non basta neanche il 32. Io ho un 64, ce lo farei comunque stare nella confezione. Perfetto, abbiamo fatto una carrellata di specifiche di tutto quello che c'era da sapere. Tante cose che vi ho portato sul mio canale sono state praticamente vere, i rumors che vi ho portato erano reali. Vediamo ad esempio i 48 megapixel, tanti dicevano che non era così e invece è così.
Unica cosa a cui non ho fatto accenno particolarmente qui nel video è il discorso del peso, dei 570 grammi. È un discorso che magari cercherò di approfondirvi più avanti, cerco di, se possibile, di portarvi una persona molto più competente di me sul mio canale per spiegarvi questa cosa. Per tutto il resto, e da quello che si è potuto vedere sulle carte, è un drone fantastico, presenta delle innovazioni veramente importanti a livello software, hardware, a livello di active track, di point of interest, a livello di Hoku Sync, il radiocomando completamente rivoluzionato. Insomma, ce ne saranno delle belle, voglio vederlo veramente all'opera. In rete si trovano sicuramente già dei video, probabilmente in queste ore ne staranno uscendo già degli altri, se non ne sono già usciti, spero anche in italiano, di quelli fortunati che hanno potuto ricevere già il drone in anteprima grazie a qualche sponsor, e quindi sono curioso di vedere. Ma quindi grazie per essere stati con me fino alla fine di questo video, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, attivare le notifiche, la campanellina per non perdervi nemmeno un aggiornamento, e iscrivervi al mio Instagram VinceTech, chiaramente il mio gruppo Facebook, comunque trovate tutto qui in descrizione, e se volete acquistare il Mavic Air 2 subito per averlo prima di tutti, vi raccomando il link qui sotto in descrizione, 100% sicuro, io ormai ci compro già da parecchio, e chi non conosce Personal Drones ormai nel mondo dei droni. Non mi resta che salutarvi e al prossimo video, ciao ragazzi!